Iniziamo a parlare di donne sport con Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete, che è con noi al telefono. Buonasera Luisa. Buonasera a tutti e a tutte. Allora Luisa, iniziamo proprio dalla base. Di cosa si occupa la vostra associazione e perché e come è nata? La nostra associazione è nata 21 anni fa, si occupa di tutelare i diritti degli uomini e delle donne che lavorano, operano, si divertono semplicemente nell'ambito dello sport femminile, con un'attenzione particolare ai diritti delle atlete agoniste, ma non solo. E siamo nate quasi per caso durante un convegno che avevo organizzato proprio per parlare di sport femminile, e c'erano varie campionesse di varie discipline sportive e più delle mie carissime amiche, con cui poi abbiamo deciso di costituire questa associazione, perché i racconti delle atlete che avevamo convocato, tra cui per esempio Manuela Benelli per la pallavolo, c'erano Carolina Morace e altre, ci avevano svelato una cosa incredibile, cioè che le donne avevano tutti gli stessi problemi di discriminazione e di difficoltà indipendentemente dalla disciplina che praticavano. Ecco, due vostre battaglie in particolare sono le donne che non hanno accesso alla legge sul professionismo sportivo e la differenza di salario, se ce le puoi raccontare un attimo. Guarda, la cosa sicuramente più scandalosa è la mancata possibilità per le donne in Italia di accedere a una legge dello Stato. È una cosa gravissima che succede, perché la legge 91 del 1981, quella sul professionismo sportivo, che è stata studiata tanto tempo fa proprio per il calcio, non certo per gli altri sport, dice che a decidere quali siano le discipline sportive che possono avvalersi di questa legge e delle tutele che riserva ai lavoratori e alle lavoratrici dello sport siano le federazioni sportive nazionali e i CONI. Purtroppo però, dando a loro questo compito, ha creato una distorsione gigantesca, per cui al momento, per dirvi oggi 2021, le federazioni che hanno riconosciuto gli sport professionistici sono solo 4, lo hanno fatto per alcune discipline, e sono il calcio fino alla Lega Pro, il basket fino alla Serie A1, il ciclismo su strada e il golf, con un piccolo particolare, direi agghiacciante, che l'hanno fatto solo per le discipline maschili. Per cui in Italia non avete neanche una giocatrice o un atleta degli sport individuali che sia professionista, e questo non vuol dire solo non avere un titolo sul biglietto da visita, vuol dire che vieni trattata come una che fa lo sport tanto per diletto, tanto per divertirsi, e questo è scandaloso, perché poi non si ricevono le tutele doverose ed elementari che sono dovute a chi fa del proprio sport per un certo periodo della sua vita un lavoro. Voi sottolineate anche la differenza di salario, per esempio, tra allenatore uomo e allenatrice donne. Sì, le differenze di salari, tra l'altro, era questo che mi chiedevi, perdonami perché no, tranquilla. La tua voce, ma rispetto alle differenze di salari e di costi, rispetto alla prestazione erogata da un atleta uomo o da un atleta donna, beh, sicuramente abbiamo una casistica quasi infinita. Io su questo dico sempre che per quanto riguarda i soldi privati, in alcune circostanze, per esempio nella gestione del rapporto tra l'atleta e il proprio club, è chiaro che ogni trattativa avviene a seconda di quello che decidono l'atleta, uomo o donna, con il proprio datore di lavoro, quindi con il proprio club. Invece ci arrabbiamo moltissimo quando sono diversi i premi, le borse di studio, i compensi, possiamo chiamarli come vogliamo, le diarie, per esempio tra gli atleti delle nazionali maschili e femminili, oppure quando sono diversi i montepremi che avvengono e vengono costituiti quando si organizzano degli eventi che sono sotto l'egida delle federazioni, e ricordo che federazioni e CONI non sono delle realtà private, ma sono comunque dei soggetti con finalità pubblica, e addirittura il CONI, per dire, ha il controllo della Corte dei Conti, è un'istituzione, un ente pubblico. Ecco, lì non possiamo permettere che ci siano differenze, e invece purtroppo molto spesso ci sono, e di questo noi ovviamente ci occupiamo denunciando continuamente sia le situazioni ancora in essere, e sia magari qualche passo in avanti, perché per esempio la settimana scorsa, 10 giorni fa, la Federazione Italiana Tennis ha equiparato i massimali dei tornei di tutte le categorie, e quindi è stato un passo avanti, non ci possono essere più montepremi diversi tra uomini e donne nel tennis.
Ecco, Antonio ha aperto un tema che è quello del linguaggio, che so che è molto caro a Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, che ha il telefono con noi, no? E per esempio la parola capitana, no? Per certo. Parlare solo di sport, questo è un tema che tra l'altro questa settimana è tornato alla ribalta dopo Sanremo, ma in realtà che ritorna ciclicamente. Voi cosa ne pensate e quali sono le vostre battaglie in questo senso? Guarda, il linguaggio è una cosa importantissima, ne ha parlato oggi anche il presidente Mattarella, ma ne parlano tutti i linguisti. L'Italia ha la fortuna di avere una lingua meravigliosa che ha una declinazione al maschile e al femminile. Non lo dice un covo di femministe, ma lo dice l'Accademia della Crusca. È corretto ed è doveroso declinare le parole che abbiano la possibilà di avere questa opzione, le singole parole, quindi anche i ruoli, sia al maschile che al femminile. Quindi esiste il capitano della squadra di calcio, esiste la capitana. Nel caso della parola straniera, nel caso faceva l'esempio della parola speaker, è evidente che si cambia soltanto l'articolo, quindi in questo caso, essendo una parola straniera, non ha sicuramente un suffisso da aggiungere. Però è una cosa sulla quale molti dicono: ah, ma ci sono altri problemi. Tanto dicono una cosa sbagliatissima, che spesso, per esempio nel caso del ruolo, il ruolo sia naturalmente al maschile. Non è vero, il ruolo, anche quello, intanto si può benissimo declinare nel caso per esempio di avvocato e avvocata, ministro e ministra, e non è affatto vero che esista un neutro. Nella lingua italiana il neutro non c'è, c'era nel latino. E tutto questo sembra una battaglia di poco conto, invece guardate, è una battaglia importantissima che non costa nulla, perché io poi, quando soprattutto, devo dire, tanti uomini si arrabbiano, ma anche delle donne protestano, io dico: ma cosa vi costa fare questo piccolo sforzo nel nome della correttezza grammaticale? Quindi è un piccolo sforzo che però dà la giusta rilevanza e la giusta visibilità alle professioni che diventano finalmente femminili, perché nessuno protesta per la parola, che ne so, bidella, maestra, segretaria, o per professioni che sono sempre state tipicamente femminili. La protesta c'è su alcuni nomi, evidentemente su alcune parole che identificano delle professioni che non erano appannaggio delle donne, di assessore, ministra e tante altre, insomma, come queste. Nello sport c'è ancora questo problema, insomma, non possiamo certo chiamare un'allenatrice mister, è un po' una contraddizione in termini, però ci arriveremo piano piano. Luisa, un pensiero volevo farlo per le bambine, no? Perché nello sport questo è molto più evidente, come quando il maschietto fa danza e la femminuccia fa calcio, no? Quindi c'è effettivamente una questione di genere legata, ecco, in questo caso proprio agli stereotipi. Però adesso figure come Sara Gama oppure Antonella Belluti, che proprio quest'anno è stata candidata alla presidenza del CONI, un po' c'è un'inversione di rotta, no? C'è finalmente un cambio culturale, secondo te è così? Ma secondo me un grande fermento c'è, però purtroppo i diritti sono anche sempre molto in pericolo. Se vedete quello che sta succedendo nel mondo contro l'interruzione volontaria di gravidanza, in Polonia abbiamo una situazione gravissima, addirittura impediscono alle donne di non avere la gravidanza in caso di malformazione, addirittura in caso di stupro. Insomma, difendere i diritti è una cosa difficile e va fatto ogni giorno. Sicuramente c'è stato e c'è un fermento positivo, c'è una determinazione da parte delle donne e di moltissimi uomini che finalmente, aggiungo, sono al loro fianco, a non transigere più su certe situazioni. Quindi non solo la vicenda clamorosa del Me Too con le proteste rispetto alle molestie e alle violenze avvenute, ma c'è anche una determinazione delle donne a non sopportare più delle cose che, se ci pensate, sono semplicemente assurde. Se lo chiedete a un bambino o una bambina di 10 anni, se la mamma o il papà sono diversi nei diritti, vi guarderà sbarrando gli occhi dicendo: ma voi siete pazzi. E invece è quello che succede quando poi cresciamo, diventiamo due soggetti che hanno uno una serie di privilegi e uno un po' meno. Bene, noi dobbiamo riequilibrare questo. Sicuramente qualcosa di positivo sta accadendo, io lo attribuisco a due fattori: alla consapevolezza e alla determinazione delle donne, ma anche finalmente a una voglia di scendere in campo con noi di tantissimi uomini che vogliono semplicemente vivere una società più giusta. Luisa, un'ultima domanda, perché so che è una battaglia, e anche secondo me importante, perché non è una questione solo di visibilità, ma è una questione di questo cambio di cultura che tu prima dicevi, che è la scarsa visibilità delle competizioni e delle partite al femminile nei media.
Parliamo, diciamo la verità, parliamo di sessismo? Parliamo proprio di questo? Sì, purtroppo, guarda, non è tra l'altro una cosa solo italiana. I giochi olimpici di Rio de Janeiro, per esempio, sono stati definiti i giochi tra i più sessisti della storia. Il sessismo è un problema molto grosso nello sport, anche e soprattutto perché si tende a stigmatizzare, a negativizzare tutti quei modelli femminili che sono diversi da una presunta normalità. Cioè abbiamo ancora quelli che guardano un atleta che magari è con dei muscoli importanti e dicono: ah, ma quella sembra un uomo, e invece sembra semplicemente un atleta che evidentemente fa una disciplina sportiva per la quale la massa muscolare è importante. Abbiamo subito episodi anche con dei racconti veramente memorabili in negativo. Vi ricorderete le formidabili arciere italiane arrivate quarte, definite da un giornale nazionale le cicciottelle? Cioè, ci sono degli atteggiamenti ancora di questa cultura patriarcale maschilista che ogni tanto vengono fuori, o che spesso raccontano lo sport femminile prima che di sottolinearne il talento, la dedizione, la bravura, affidandosi a dei dettagli estetici che, per carità, va benissimo, a tutti piace la bellezza, ma se io devo descrivere il risultato straordinario di tre giamaicane che corrono i 100 metri in meno di 10 secondi, non posso fare una pagina di giornale per raccontare le loro treccine e le loro unghie. Lì non c'è l'offesa in particolare, non sto offendendo nessuno, però sto sminuendo il risultato straordinario di un atleta che magari lavora 365 giorni all'anno per 7-8 ore al giorno per raggiungere un risultato. Ecco, questo purtroppo ancora esiste, ancora c'è.